Bene, sapete che il primo arrivo di gennaio è Archimede Morleo, lo conoscete, avete scritto, quindi io farei passare direttamente alle domande dei colleghi, tanto non sapete tutto di lui, perché insomma parla la sua carriera. Prego. Innanzitutto ben arrivato Archimede, cosa è stato determinante per il tuo passaggio qui a Bari? Buongiorno innanzitutto a tutti. No, niente, diciamo che alla quarta, diciamo buona alla quarta, perché è una storia che è durata quasi un anno praticamente. Diciamo la volontà, prima la mia, poi c'è stato il direttore che comunque ha nutrito grossa stima in me e cercherò di ripagarlo subito sul campo. Tu la Serie B la conosci perché hai avuto esperienze con il Crotone, se non sbaglio. E devi metterti comunque in gioco, devi metterti in gioco con calciatori del calibro di Dabelà, di Cassani. Li conosci? Cosa senti di dare più rispetto a loro? O se sei, insomma, sulla stessa lunghezza d'onda? No, io vengo qua a Bari per mettermi in gioco, ha detto bene, sì, però ho tanta voglia e conosco Cassani, conosco Daprelà, Cassani penso che sia a destra, quindi giocheremo con Daprelà, poi la voglia è tanta, quindi vedremo più avanti. È cambiata secondo te la Serie B rispetto a quando ci hai giocato tutti? Ma no, perché l'ho fatta poi 3 anni fa col Bologna quando abbiamo vinto il campionato, quindi è un campionato duro, si sa, è lungo e quindi strada facendo si vedrà tutto. Prego. Da Lecce a Bari, è fatta davvero tanta di strada, da un polo all'altro della regione. Sì, praticamente diciamo è stato il mio inizio come settore giovanile, sì. Poi ho girato praticamente da nord a sud un po' tutto, ora ho fatto il ritorno qui, sì. È un piacere, da professionista è la prima volta che gioco in Puglia, quindi è bello. Cosa significa per te Bari? Bari significa che vengo una grande società, penso una attualmente in via delle migliori, e basta. Tolto le parole, vedi, non sa, il rientro, già. Il rientro è difficile. Come stai? Perché comunque da un po' di tempo siamo persi le due facce, nel senso di essere arrivato tutte le volte del Bologna, capitano qui, credo un anno e qualche mese, insomma, si erano perso un po' le due facce. Cosa è successo in questo periodo? Sì, praticamente quasi un anno, più di un anno, dai. Le cose cambiano poi quando magari la società cambiano personaggi, allenatori, magari qualche ragazzo giustamente esplode, ci sta che magari un po' tu ne paghi le conseguenze. Ovviamente nell'ultimo anno ho capito che a Bologna ormai era finita, io ho cercato di dare sempre il massimo per trovare spazio. Ovviamente questo non è successo, però di sicuro non ho mai mollato, ecco. Quindi mi sono sempre allenato al 100% per trovarmi pronto sia col Bologna sia se dovevo iniziare una nuova avventura. Quanto è importante ritrovare qui a Bari i tuoi ex compagni di squadra con i quali hai condiviso anche dei bei momenti? Brienza e Moras sono due? Brienza e Moras, sì. Guarda, io già quest'estate non c'era Moras, forse è stato il primo acquisto, vabbè, però già quest'estate io ho fatto di tutto per venire qua. Purtroppo poi il Bologna non si sa cosa è successo, non ha dato modo di che la trattativa andasse in porto. Quindi poi con Ciccio in questo periodo ci siamo sentiti, ho visto tante partite del Bari, sperando magari a gennaio che si potesse verificare un'altra volta la situazione, è successo e sono contento. Senti, allora io ho il discorso del tuo fisico che aiuta ad entrare in condizione subito, magari si tratta solo di trovare l'ultima partita, mi pare, no?
possiamo dire che sarai pronto già dal 21 gennaio oppure corriamo un po' troppo? No, io sono pronto, cioè significa che comunque sono allenato. Perché quando viene un giocatore a gennaio che non gioca da un po' di tempo, purtroppo, tanto è la storia del calcio, il primo problema è vabbè, ma non gioca, deve ritrovare ritmo. Infatti quasi ma quella è una cosa, due o tre mesi. Speriamo un po' di meno. Allora, siccome tu sei giocatore vero, carriera vera, hai questa rabbia dentro che mi pare che hai. E quello penso che potrà limitare i miei deficit fisici. La voglia, la voglia. Allora, che cosa chiedi adesso alla tua carriera? Cioè, tu hai fatto, sono 7 anni a Bologna, quasi sempre Serie A, una volta la B l'hai vinta. Adesso questa è un'altra cosa che si chiedono i tifosi. Un giocatore cosa può chiedere poi di più a se stesso, no? In questo momento della carriera? Quanti stimoli ci sono? Lo stimolo per venire a Bari è stato, cioè, per venire nella piazza di Bari è stato lo stimolo per poter dimostrare ancora qualcosa, per poter avere la possibilità magari di ritornare in Serie A, avere la possibilità di rigiocare davanti a un pubblico importante. Scusate. E quella è stata diciamo quella è stata la cosa importante che mi ha fatto fare la scelta di Bari. Tu sai che qui in 3 mesi Brienza è diventato praticamente il numero uno, perché la squadra ha girato attorno a lui, gira attorno a lui, è il giocatore che probabilmente non merita la Serie B, è un'altra categoria. Tu credi che intorno a lui, adesso a te, a questa gente che verrà, si possa fare quel saltino in più che serve poi per tentare? Perché si tratta di tentativi, non si può parlare di altro. No, io ripeto, ho visto tante partite del Bari quest'anno. Secondo me non è tanto la qualità che manca alla squadra, perché oggettivamente diciamo tutti i giocatori sono di medio-alto spessore. Però sai, è quando ti fai quella domanda, manca qualcosina in più, che sicuramente magari è più una forma mentale, quindi è più uno fare quel gradino in più magari di convinzione, di autostima che manca alla squadra. Ciccio alla fine non ha bisogno di presentazioni, voglio dire, è un giocatore che anche l'anno scorso a Bologna, all'età che ha dimostrato che ci può stare benissimamente in A, figuriamoci in B. Sì, sì, Ciccio è indiscutibile. Il Bari fa ricorso al mercato di gennaio in modo, non dico massiccio, però insomma oltre a te 3 o 4 verranno ancora, insomma, vuol dire che probabilmente qualche cosa manca, se no, sì, vabbè, se no, ma anche a Bologna eravamo secondi in classifica a gennaio e arrivarono 7 giocatori, poi di quelli giocarono magari 1 o 2. Sì, ma non facendo il campionato a Bologna, andaste in finale però per il rotto della Coppa, no? Beh, quello fa parte del gioco, diciamo. Archimede, una cosa, tu hai esordito dicendo buona la quarta, il Bari ti ha sicuramente cercato in estate, volevo chiederti quali erano i precedenti, insomma, diciamo non tanto, sì, sì, diciamo che non era proprio infondata la voce, ecco, perché anche lo scorso anno, poi non come quest'anno, come questa sessione d'estate di gennaio è stata così, però qualche vocina anche lo scorso anno è venuta fuori con Nicola sicuro in estate, tutte e due volte, sì sì, poi l'anno scorso a gennaio dello scorso anno pure il Bologna bloccò tutto, sì, non mi ricordo se già era stato fatto il passaggio di allenatore. E diciamo tu eri comunque sempre propenso al trasferimento? Io sì sì sì, ti frenava, cioè, no è sempre stata, diciamo, tra virgolette colpa del Bologna. Solo forse la prima volta, quando comunque era in estate e ancora pensavo di potermela giocare a Bologna.
Massina è sotto fascia. Sì, Massina è stato il problema. Senti, ma che cosa c'è? Che cosa c'è dentro di Pugliese, di Morlevo? Cioè, cosa ti sei portato dentro, che ti è rimasto dentro la tua vita? I valori. Una bella storia, un pugliese che ha fatto la carriera altrove e che adesso torna qui nella sua terra. Cosa ti è rimasto dentro? Perché noi siamo un po' particolari come personaggi. No, io sono attaccato alla mia terra, alla mia famiglia, quindi ripeto, non ci ho nemmeno pensato quando c'è stato Bari, la possibilità di Bari. ho cercato in tutti i modi di poter venire. Sì, 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 sì. Con l'esperienza mi contenderete anche i calci di punizione. Ma Ciccio, Ciccio un gradino sopra, anzi 2-3. Quindi ce la giocheremo a carte, dai, diciamo. Invece cosa rispondi a qualche tifoso che ha un po' storto il naso dinanzi all'età media alta della squadra? Cioè, l'esperienza è una componente fondamentale per andare in alto in questo campionato. Però ho visto che è una bella miscela. Ci sono anche giocatori giovani, quindi anche a Bologna eravamo una squadra esperta, quindi non è la miscela, tante volte non è né giusto dire troppi giovani né troppi anziani, si vedrà più avanti. Quindi un diminutivo per il tuo nome, dobbiamo chiamare Archimede. Archimede va bene. Però di sensazioni, chiaro che ci saranno altri arrivi, quindi ci sarà un po' aspettare, però anche in virtù della tua esperienza, come la vedi questa nuova partenza del Bari, coincide con la nuova ripartenza di Morlevo, in vista degli obiettivi che tutti conosciamo? No, ho visto che sicuramente la squadra da quando è arrivata con l'Antuono ha avuto un altro passo decisamente. La squadra deve continuare così e cercare di essere più continuo possibile, che in Serie B è la cosa che poi ti fa fare la differenza. Hai parlato con Alfonso per caso in questo periodo? No, mister non l'ho sentito. Niente, però, no. Ma lo conosci? No, personalmente no, lo conosco per nome. Anche lui evidentemente ti conosce già, per non aver avuto l'esigenza di parlarti vuol dire che sa chi viene, o no? E magari non ha cercato di convincermi più di tanto, sì, visto che comunque avevo voglia di venire. Non è necessario. Ma Archimede da dove viene? Cioè, mio nonno si chiamava così. Ah, meno male. Tu hai detto che hai visto parecchie partite del Bari. Sì. E tu insomma hai un mondo di interpretare il tuo ruolo in maniera molto propositiva. Una delle caratteristiche che contraddistingue è proprio la precisione sull'assist, perché pure un ottimo cross col sinistro. Avendo visto tante volte il Bari, magari ti sei fatto il pensiero che puoi essere davvero utile a questa squadra, pensando per esempio che Maniero in una gara di palloni giocabili dalle corsie magari non ne ha ricevuto tantissimi, in questo senso tu puoi essergli un buon supporto? Sicuramente farò di tutto per potergli mettere tanti palloni, però ho visto che il mister ha cambiato varie volte modulo, quindi penso che questi 15 giorni saranno, penso, fondamentali per cercare di trovare una quadratura anche come modulo di gioco, come interpretare al meglio le nostre qualità. Tu comunque sia da quarto in una difesa a quarto? Sì, ho giocato indifferentemente, sì. Va bene. Non avrà la fortuna neanche di chiamare figlio, perché sono un'altra femminuccia. Quindi Archimede, niente. Numero di maglia? Ancora lo sta valutando, vediamo un pochino, perché avendo l'obbligo in Serie B, vediamo un pochino. Tanto abbiamo 15 giorni di tempo. C'è altro? Va bene. Va bene? Grazie, grazie a tutti. Facciamo la radio qua? Sì, sì, qua. Che vuoi, guarda?